Venite, costruiamo una città con una torre la cui cima sia nei cieli. E fu così. Grazie a ingenti risorse finanziarie e umane, ottenute con i bottini di guerra e le deportazioni dei vinti, i sovrani neobabilonesi trasformarono l'antico centro del regno di Hammurabi in una capitale degna dell'ammirazione di tutti i popoli, centro cosmologico del mondo. Cominciò Nabopolassar, il fondatore della dinastia, e proseguì suo figlio Nabucodonosor II, cui si deve il più ambizioso progetto urbanistico che Babilonia abbia mai conosciuto. Con i suoi circa 1000 ettari e 100.000 abitanti, la città venne delimitata da un doppio sistema di fortificazioni, entro le quali sorgevano templi, palazzi e quartieri residenziali disposti sulle rive opposte dell'Eufrate. Sulla cinta interna si aprivano monumentali porte da cui partivano i principali assi viari. Attraverso la porta di Ishtar passava la strada, percorsa dalle solenni processioni della festa del nuovo anno, che arrivava al centro religioso della città, dedicato al capo del Pantheon babilonese, Marduk. Nabucodonosor II si vanta della ricostruzione del tempio, nonché del rivestimento in mattoni cotti e pietre splendenti della Zikkurat, la celebre Torre di Babele. Nonostante la lunga fortuna di cui godette questo edificio, nella tradizione classica e biblica, gli scarsissimi resti messi in luce con molte difficoltà dagli scavi archeologici ne rendono ancora difficile la ricostruzione. Un testo cuneiforme sembra però venirci in aiuto descrivendo una torre a pianta quadrata, composta da 7 terrazze digradanti verso l'alto e culminanti con un tempio rivestito di mattoni invetriati di azzurro e ricco di arredi in oro. Questa struttura architettonica è di antichissima tradizione in Mesopotamia. Alte terrazze in mattoni crudi vennero erette come monumentali supporti dei templi delle principali divinità, a simboleggiare la distanza tra la terra e il cielo, tra l'umanità e l'assemblea divina. Nell'antica Mesopotamia, lungi dall'essere semplicemente espressioni di paure ancestrali o strumenti per esorcizzare il male, le figure fantastiche e gli animali compositi in particolare hanno una natura semidivina e ricoprono il ruolo di seguaci degli dei, per i quali si mostrano alleati fedeli per scongiurare le forze oscure e annientare gli spiriti maligni. Tra gli esseri compositi più curiosi va annoverato senza dubbio il Muskushu, che l'archeologo Robert Koldewey riuscì a identificare confrontando una descrizione fornita dal re Nabucodonosor II e le raffigurazioni conservate sulla splendida porta di Ishtar a Babilonia. Il termine accadico Muskushu può essere tradotto con le espressioni serpente furibondo o serpente spaventoso, che evocano l'aspetto terrificante dato dagli animali che lo compongono. Corpo e zampe anteriori di leone, zampe posteriori di uccello, collo, testa e lingua di serpente e 2 brevi corna, oltre alle squame che ricoprono il corpo e la coda. La personalità vigorosa di questo essere fantastico scaturisce proprio dalla natura delle diverse componenti animali. L'elemento serpente indica la morte, il leone e l'uccello sono simboli di aggressività e di potere e ne determina una funzione apotropaica, soprattutto in associazione con gli ingressi, come testimonia la decorazione stessa della porta di Ishtar e una tarda iscrizione reale babilonese. Ho fuso 7 selvaggi muskushu di bronzo che schizzano veleno mortale sul nemico. Nelle raffigurazioni più antiche, esseri soprannaturali di questo tipo hanno testa felina e compaiono a coppie con i lunghi colli intrecciati. È invece dall'età accadica che cominciano ad assumere l'aspetto definitivo, quando cioè l'elemento serpente diventa predominante. Inizialmente associato a divinità ctonie come Ninazu e Ningizida, che dominano le antiche città di Eshnunna e di Lagash, il Muskushu diventa presto l'animale simbolo del nuovo dio di Eshnunna, Tishpak, e in seguito alle conquiste territoriali di Hammurabi
del dio babilonese Marduk e di suo figlio Nabu. Nell'epica della creazione, infatti, il Muskushu, insieme alla vipera Bashmu, fa parte delle 11 bestie, creature fantastiche, che vivono nel mare agli ordini di Tiamat, prima del trionfo definitivo di Marduk, che farà del drago serpente il suo principale accolito. Da quando nel 1931 l'archeologo inglese Reginald Campbell Thompson rinvenne a Ninive, non lontano dal tempio neo-assiro dedicato alla dea Ishtar, una splendida testa maschile in rame, molti aspetti di questa opera, divenuta un'icona dell'arte accadica, restano ancora da chiarire, dalla sua precisa posizione stratigrafica all'identità del personaggio raffigurato e ai danneggiamenti che ha subito. In altre parole, cosa accadde dal momento della sua realizzazione, da collocarsi intorno al 24-23 secolo avanti Cristo, a quando venne irreparabilmente trasfigurata, e da chi e per quale ragione? Ma andiamo con ordine. Chiunque fosse il committente, la testa di Ninive apparteneva alla statua di un sovrano accadico, originariamente esposta in un santuario. Non sorprendono pertanto la particolare acconciatura riservata ai re mesopotamici nell'assenza del corpo, realizzato forse in altri materiali, e le numerose lesioni sul volto che tradiscono una distruzione intenzionale, secondo una pratica ben nota nel vicino Oriente, come anche in Egitto. Sono molte infatti le raffigurazioni regali e divine originariamente poste nei templi e nei palazzi mesopotamici che subirono la stessa sorte, e poco servirono le formule di maledizione iscritte su di esse contro coloro che se ne appropriavano illegittimamente, sostituendo il proprio nome, le deportavano o le mutilavano. Ma a quale scopo? Erano semplici atti vandalici o la cupidigia dei vincitori di impossessarsi di materiali, spesso preziosi, oro e argento, con cui erano realizzate molte statue divine? O piuttosto una precisa volontà di manifestare la supremazia politica e militare sui vinti attraverso la propagandistica mutilazione dei simboli del loro potere? Le cruenti pene corporali, asportazioni di membra, teste e mani, scorticamento, accecamento, inflitte ai nemici, vennero subite anche dagli assiri, quando nel 612 a.C. i conquistatori medi e babilonesi posero fine al loro impero. E la testa di Ninive, antica immagine della regalità mesopotamica, con le cavità oculari vuote e in parte squarciate, i colpi di scalpello e martello sul naso, le orecchie brutalmente asportate e le lesioni sulla barba, ne porta ancora i segni. Ho conquistato questa città in 10 giorni. È un evento importante, quello ricordato dal re Dadusha nel lungo testo cuneiforme inciso su una stele di vittoria scoperta nel 1983 nella sua capitale, Eshnunna. La città espugnata è Kabra e si trova nella regione di Arbela in pieno territorio assiro. Il suo re, Bunu Eshtar, sopraffatto in un batter d'occhio dal fuoco della mia arma potente, ha lasciato condurre la sua testa fino a Eshnunna. Tra propaganda e realtà storica, questo trionfo militare conseguito intorno al 1786-1785 a.C., durante cioè il nono e ultimo anno di regno di Dadusha, è un'importante testimonianza delle tensioni e delle rivalità tra stati per la conquista della Mesopotamia prima dell'avvento sul trono del grande Hammurabi di Babilonia. Un piccolo giallo però ruota attorno a questo evento. Grazie ad alcune lettere scoperte nel palazzo reale di Mari e a una seconda stele conservata al Louvre ed in certa provenienza, già da tempo era nota una vittoria nel territorio di Kabra, raccontata in prima persona dal suo protagonista, il re assiro Shamshi Adad, contemporaneo di Dadusha. Si tratta dello stesso episodio storico? E se sì, chi mente dei due attribuendosi un'impresa mai realizzata?
Gli studi più recenti hanno mostrato che ci sarebbe stata una sola espugnazione di Cabra, conseguita grazie a un'alleanza militare stipulata tra i due famosi sovrani e portata a termine dal re di Eshnunna. I rilievi delle due stele perciò rappresenterebbero il racconto della cattura di Bunu Eshtar e dunque la traduzione in immagini del testo scritto. Diversi particolari dello svolgimento dell'assedio di Cabra sembrano raffigurati sulla stele di Eshnunna, ad esempio l'apertura di una breccia nelle mura turrite. Mentre la frase «I figli del re che sono stati catturati a Cabra», contenuta in una lettera di Mari scritta da Shamshi Adad, potrebbe far riferimento a una delle scene, purtroppo frammentaria, e indicare il bottino prelevato da Dadusha che Shamshi Adad preferisce restituire. «Questi uomini sono in verità figli di re. Libera questi uomini e fai contento il cuore di tuo fratello». L'attento restauro effettuato nel museo di Baghdad ha saputo restituire a queste sculture tutta l'originaria espressività scaturita dalle irte criniere e soprattutto dalle fauci spalancate, che sembrano evocare tremendi ruggiti, monito per eventuali profanatori. Le due fiere, ricostruite dai numerosi frammenti forse appartenenti ad epoche diverse, sono state scoperte all'ingresso e di fronte all'antecella di un tempio, quello di Tel Armal, nella valle del fiume di Yala. L'associazione di sculture animali in terracotta, in metallo o in pietra a un contesto architettonico è nota in Mesopotamia anche nei testi, dove si sottolinea soprattutto il valore dei materiali utilizzati e il peso delle statue realizzate. Poste anche al lato dei varchi cittadini, come ricorda il nome del terzo anno di regno di un re di Larsa, l'anno in cui, dopo aver fatto due leoni della grande porta di Inan, queste immagini tutelari ornano soprattutto gli ingressi ai santuari. In argento e in rame sono fabbricati i leoni del tempio della dea Ishtar a Arbela. Che avessero una funzione protettiva lo svela anche una composizione letteraria in onore dell'Ekur di Nippur dedicato a Enlil. Casa, tempesta furiosa del cielo e della terra, violenta contro i nemici. Il suo chiavistello è un leone ruggente che vi rimbomba con la sua virilità. Anche l'archeologia testimonia l'uso dei leoni a scopo apotropaico in Mesopotamia, in Siria, in Elam. Figure in rame puro, martellato su un'anima di legno, decoravano ad esempio lo splendido tempio della dea Ninhursag a Tel El Obeid durante la prima dinastia di Ur. Forse questi leoni avevano una funzione simile a quella ipotizzata per le protomi, sempre in rame martellato, scoperte nel Tempio dei Leoni a Mari, sul Medio Eufrate. Incastrati nel muro d'ingresso, a sinistra dell'entrata, gli animali di Mari erano rappresentati quasi nell'atto di balzare sul visitatore. Essi avevano, come i leoni di Tel Armal, la funzione di proteggere l'ingresso e scongiurare, anche attraverso particolari rituali, ogni sorta di profanazione. Col tempo, l'uso di immagini protettive alle porte si intensifica, fino ad arrivare, nei palazzi reali neo-assiri, alla realizzazione dei giganteschi tori a testa umana, a salvaguardia anche della vita del sovrano.